Ok. Dunque, buongiorno a tutti, mi fa piacere vedervi. Come ho avuto modo di dire alcuni di voi, questo è un corso che ho deciso di fare perché con molti di voi ho un rapporto anche da lungo termine, da lungo tempo, e vedo che sostanzialmente il mezzo con il quale, che è il nostro strumento musicale con il quale voi vi trovate a che fare, voi siete tutti probabilmente della famosa generazione Z Born Digital, quindi siete nati con questo mezzo. E ce l'avete sempre avuto tra le mani, avuto per casa, eccetera, eccetera, e quindi è quantomeno l'equivalente di quello che per me è un frigorifero, nel senso che è uno strumento che serve a fare le cose più varie, da giocare a cercare informazioni guardare film, a fare ogni sorta di cosa, ascoltare musica e così via. Non avete avuto quella difficile momento, quel difficile percorso che invece a me è spettato e di cui sono molto contento, devo dire. Questo fa parte di una delle fortune della mia vita, di aver dovuto faticare parecchio perché all'inizio i computer non erano come sono adesso, non ci permettono di fare queste simpatiche lezioni in remoto, non permettevano di fare nulla di tutto questo. E quindi mi è toccato faticarci parecchio sopra. Il problema è perché mi ritengo fortunato? Perché questa cosa mi ha portato a usarli nella maniera più approfondita e anche libera possibile. Cioè il problema grosso che abbiamo oggi è che per usare uno strumento di questo tipo, che si può usare in maniera del tutto casuale, appunto per fare le cose più diverse, però per usarlo per un mestiere creativo come quello della scrittura musicale o di qualsiasi altra cosa, ma potrebbe essere anche della pittura, eccetera, eccetera, occorre veramente conoscerlo in profondità se si vuole avere un approccio personale dal punto di vista artistico. Altrimenti, come sappiamo bene, molti di noi ormai lo hanno capito, altrimenti si fa quello che il computer ti consente di fare, nelle maniere in maniere più o meno semplici o complicate. La questione è quindi la questione di fondamentale importanza è che bisogna saper usare questa macchina facendosi aiutare dalla macchina a sviluppare le proprie idee e non il contrario, cioè non bisogna fare da assistenti e stare lì a ingozzare col cucchiaino la macchina per fargli fare le cose che poi vuol far lei. Quindi per poter fare questo è necessario veramente una conoscenza abbastanza approfondita del mezzo e devo dire che questa conoscenza non viene cioè paradossalmente è abbastanza difficile da acquisire per una serie di motivi. Uno dei motivi è che, vabbè, come sapete,
oggi qualsiasi cosa vi serva, voi andate su internet e trovate. Il problema è che proprio sull'informatica e sui computer si trova veramente di tutto, ma si trova veramente di tutto, nel senso cialtronerie e rumore di fondo, come anche così, messaggi pubblicitari nascosti e così via. Nel senso che c'è gente che sembra darti l'ultimo strumento per fare X piuttosto che Y, in realtà boh, sta vendendo qualcosa e ti sta facendo. Quindi vorrei fare questi incontri con voi per riuscire a così, a darvi degli strumenti in più con i quali lavorare. Vorrei che questi incontri, è per questo che è bene vedervi in video, perché vorrei che questi incontri fossero molto interattivi. Purtroppo, appunto, li faremo in remoto. Dico purtroppo, ma anche in un certo senso è una fortuna, così Sheila non deve tornare dal Messico, Luca non deve venire da Cerveteri, no, dalla Dispoli e così via. Gabriella da Cerveteri. Possiamo vederci e stare tranquillamente a casa propria. Però questo appunto non deve rendere questi nostri incontri meno interattivi. Vi chiedo adesso da subito di interagire e di fare domande quando ci sono cose che non vi sono chiare, perché altrimenti tutta questa faccenda è inutile. Adesso oggi faremo un po' cioè un po' di materiale introduttivo, ma poi insomma mi piacerebbe che passassimo alle mani, come si suol dire, e passassimo a fare cose insieme e a discuterle. Boh, intanto per cominciare, e comincio subito con le domande. Voi sapete da dove spuntano fuori i computer, cioè quando è che si comincia a parlare di, diciamo, non computer, ma di macchine di calcolo? Avete un'idea? Più o meno anno? Secolo? Più o meno attorno a quello che era il periodo della guerra, attorno agli anni Guerra 40, quale? Ce credo. ne stanno tanti. Ah, Seconda Seconda guerra Guerra mondiale. Mondiale? Sì. Forse erano stati già teorizzati prima, soltanto che non c'era la tecnologia per poter far sì che quelle macchine, così come Turing, anche prima di Turing, avevano ipotizzato potessero essere realizzate, però sinceramente non ricordo chi è stato il primo a teorizzare macchine da calcolo, però molto prima dell'esistenza dell'elettronica, se non sbaglio, Sì, quindi ma diciamo del tecnico prima, appunto, parlato. dicevo prima quanto? 100 anni? Prima del semiconduttore, quindi credo sicuramente più, forse anche, non vorrei esagerare, addirittura forse 2 secoli fa, forse addirittura non lo so sinceramente, però Allora immagino. esagero io, se non esagerate voi, esagero io. 1666. Bach. No, no, non era Bach che hai. Chi è che diceva qualcosa? No. Io ho detto addirittura i greci, perché se noi come macchina pensiamo a strumenti che eseguono delle azioni posto dell'uomo, cioè si può ricondurre Ma veramente i greci. molto molto. No, i greci no, però
Allora, il primo che ebbe l'idea di inventare delle macchine di calcolo per fare conti è stato Pascal. Però Pascal, Per i conti. Pascal che cosa aveva inventato? Aveva semplicemente notato che se voi pigliate delle ruote dentate, no? Pigliate una ruota che ha 100 denti e l'altra che ha 50 denti, quando voi fate un giro di quella più grossa, quell'altra ne fa due e così via. Cioè, mi mettete dei contatori sui vari assi delle ruote e potete fare dei conti. In realtà hai ragione tu nel dire, beh, il pallottoliere sostanzialmente fa lo stesso tipo di cose. E per esempio anche gli antichi romani, voi lo sapete da dove viene il nome spiccioli? Perché i romani avevano un sistema di numerazione che conoscete bene, quello con i numeri romani, no? Ma il bello è che quel sistema di numerazione non serviva a niente praticamente, serviva solo a numerare gli anni, perché non aveva lo zero, quindi per esempio non si potevano fare le sottrazioni, non si poteva fare niente con questo sistema. Ups. Scusatemi, ho premuto qualcosa sulla mia tavoletta e mi sono evaporato. Appunto, a proposito. Dicevo, i romani, al mercato, i romani avevano dei quadrati per fare i conti, no? Quindi il quadrato delle unità, il quadrato delle decine, eccetera, eccetera, mettevano dei sassi che erano appunto gli spiccioli, i picciolis che sono diventati gli spiccioli. E quindi diciamo che i romani avevano due sistemi, un sistema per fare i conti, un sistema di numerazione e poi un sistema per contare gli anni, che è quello che conosciamo, e che è una chiavica di sistema, non è posizionale, è un macello. Gli arabi se l'erano inventato molto meglio. E comunque, veramente quello che ha posto le basi dell'informatica è un filosofo, è Leibniz, no? Il quale aveva fatto una serie di passi incredibili. Per esempio, aveva capito che non c'era bisogno di un sistema di numerazione così complicato come la base decimale, cioè col sistema con 10 simboli, ma bastavano due simboli. Bastavano due simboli. E con quello si poteva numerare qualsiasi cosa. Questo è un passo di fondamentale importanza, poi se non l'avete già capito, lo capirete fra pochissimo. E quindi fu Leibniz incidentalmente prese la macchina di Pascal, la cosiddetta Pascalina, che serviva per fare le somme, e fece No. delle mo Prego. Il nome, se ce lo può, La se c'è un po' di respelling. Pascalina, come Pascal, lo metto. No, il filosofo. Il filosofo è Gottfried Leibniz. Aspetta, che sto scrivendo. Gottfried Michael, forse, ma comunque Leibniz. Ve lo scrivo sulla chat. Ok,
Uno dei problemi che avevano questo tipo di pensiero, uno dei problemi che aveva era il seguente: ma con queste macchine qua, che cosa si può fare? Cioè, allora, per esempio, Leibniz era arrivato alla questione si potevano fare sicuramente somme e sottrazioni, perché girando in un senso si faceva la manovella, in un senso si facevano le somme, girandole in senso contrario si facevano le sottrazioni. E appunto Leibniz riuscì a fare le moltiplicazioni, cioè i prodotti. Quello che non si pensava. Si pensava a un universo che fosse tutto calcolabile. Questo è il pensiero che si aveva una volta. Ora, il punto è che in realtà bisogna adesso a questo punto fare fast forward e arrivare al nostro secolo perché cioè al nostro secolo, al secolo scorso, scusatemi, adesso siamo già in un altro secolo ancora. Nel secolo scorso compare, diciamo che i matematici cominciano a porsi il problema dell'effettiva calcolabilità dei problemi, di tutti i problemi che loro affrontano, a partire da Oddio santo. Hilbert, all'inizio del secolo, e poi c'è il famoso teorema di Gödel, che dimostra che non tutto è calcolabile con gli strumenti matematici che abbiamo, ma anche Gödel riesce a dimostrare che non c'è sistema che permette, che è un sistema cosiddetto chiuso, che permette di calcolare qualsiasi cosa. E quindi sferra un colpo terribile ai matematici, nel senso che li relativizza tanto quanto la teoria della relatività aveva sferrato un colpo terribile alle credenze dei fisici, ed è per questo che la scienza del Novecento è una scienza così debole e fragile, purtroppo. Però arriva un matematico di grande stazza, che avete già nominato, che è Turing, il quale riesce a dimostrare che con una certa macchina, che dopo vi spiego com'è fatta, è possibile calcolare tutti i problemi che siano calcolabili. Cioè, fatto salvo che Gödel aveva dimostrato che certe roba non si può calcolare, tutti i problemi numericamente calcolabili sono calcolabili da macchine e non da cristiani. Okay? Questo è un fatto estremamente importante, perché divide praticamente in due il problema, nel senso che la questione è se le macchine, appunto, possono sostituire il pensiero umano oppure no. A partire da Turing si capisce almeno che, poi adesso le cose stanno ulteriormente cambiando, però si capisce almeno che le macchine possono sostituire l'uomo almeno negli aspetti di calcolabilità, e poi tutto il resto invece no. Adesso ci sono ulteriori sviluppi che mostrano che in realtà qualcosa si può fare anche da quel punto di vista, ma forse no, non entreremo in questi dettagli.
Dopodiché, appunto, come avete detto voi, c'è la guerra. La guerra dà un enorme impulso alla ricerca, che poi darà vita all'informatica. Scusatemi, mi sono dimenticato di dirvi com'era fatta la macchina di Turing, quella che doveva risolvere tutti i problemi. Allora, Turing riesce a dimostrare che con una macchina che ha memoria infinita, ok? Per lui la memoria che cos'era? Era un nastro sul quale erano riportati, per esempio nella forma di un buco o di un non buco, due simboli, ok? Il buco e il non buco, ok? E che scorrendo questo nastro avanti in re, per la macchina fosse possibile, elaborare qualsiasi problema numerico. Ok? Quindi diciamo che oggi diremmo che era una macchina a un bit, ok? E che però con una quantità di infinita di questi un bit era possibile risolvere qualsiasi problema numerico. Ok? Questa è una teoria molto importante perché capite che l'informatica come la vedete voi oggi nasce da una serie di scoperte estremamente importanti. Se gli scienziati non fossero stati convinti che era possibile utilizzare le macchine per risolvere dei problemi, probabilmente non ci troveremmo qua, non saremmo in questo stato qua. Tutta l'evoluzione che c'è stata dopo era legata appunto a questa scoperta, alla scoperta di Leibniz che fosse possibile la rappresentazione di una qualsiasi quantità numerica attraverso due soli simboli. Okay? E poi i successivi sviluppi fino ad arrivare a Turing con il fatto che le macchine potessero risolvere qualsiasi problema risolvibile di quelli risolvibili. Infatti, problemi d'amore, per esempio, non li può risolvere, un computer non li risolve. Va bene, quelli uno se Ho li una tiene. domanda. Sì. Vai. Ma non esisteva ai tempi già l'elettronica, di conseguenza i calcoli in realtà non potevano essere fatti con l'elettronica, se non mi sbaglio. Dunque, esistevano, le prime macchine sono meccaniche. Sono meccaniche e Turing durante la guerra sviluppa una macchina elettromeccanica, che tra l'altro si vede anche nel film, non mi ricordo quale, insomma, c'è un film su Turing molto bello che vi consiglio di vedere, molto romanzato, ma insomma, abbastanza fedele, in cui si vede la macchina con cui lui, perché il problema che avevano loro era che i tedeschi avevano inventato una macchina di criptaggio dei messaggi molto sofisticata che si chiama Enigma, no? E Turing fu assoldato per riuscire a decriptare i messaggi e ci riuscì appunto costruendo una macchina, che era una macchina elettromeccanica, Grazie. cioè era una macchina che si basava su praticamente, ecco, come se voi immaginate i vostri relè di casa, sapete i relè che stanno al muro per accendere e spegnere le lampadine? Beh, era basato su questo. Ma tutta questa introduzione iniziale l'ho fatta per arrivare a dove siamo adesso, cioè dove siamo adesso? Adesso siamo molto più avanti, siamo passati attraverso alcune passaggi molto importanti. Uno di questi è stato quello del fisico matematico, credo, von Neumann.
il quale ha sostanzialmente creato le macchine come sono adesso. Ok? Le macchine di adesso sono sostanzialmente delle macchine di von Neumann, che diciamo sono sostanzialmente un'evoluzione della macchina di Turing. Ok? Sono delle macchine che hanno delle parole fisse, cioè la larghezza delle parole, non sono più macchine a un bit, non conveniva farle a un bit, cioè sono un'ottimizzazione, diciamo, della macchina di Turing. Ok? Quindi questo vi dovrebbe. Allora, la cosa alla quale voglio arrivare e dalla quale voglio partire è come, che cosa c'è dentro queste macchine. Chi di voi sa cosa c'è dentro queste macchine? Beh, credo di saperlo, però penso anche Vai. Beh, qualcun altro. provaci. E parlo solamente delle componenti che dovrebbero formare un computer. Sono una serie di componenti dove ognuna ha una funzione messa in comunicazione tra loro all'interno di un circuito. E nel nostro caso un circuito stampato, la PCB, dove il nostro computer è il complesso del rapporto che hanno queste macchine tra di loro, che sono la RAM, la CPU, insomma, le periferiche, l'hard disk, l'SSD, non so che cosa mi dimentico, sicuramente un po' di roba. E sostanzialmente la CPU è quella che ha il compito di orchestrare e comandare la relazione che hanno queste macchine, cioè che hanno queste macchine tra loro, e ognuna di queste ha una funzione specifica per far sì che, insomma, il nostro computer alla fine possa essere utilizzato per come lo stiamo utilizzando in questo momento. Avete, Non so bravo se Luca, è stato esaustivo. avete capito tutti? Bene, allora possiamo andare a casa, abbiamo finito, sappiamo tutto di quello che c'è dentro un computer. Eh? Che te posso dire? A livello No, fisico più o meno ci siamo, diciamo, a livello fisico però, quello che ma possiamo prendere a calci, come si diceva un tempo. Appunto, vabbè, ma allora vabbè, il computer è una scatola metallica che si apre a metà, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo dal fondo, ma proprio dal fondo. E se io vi dicessi che il computer è soltanto un mucchio di interruttori, perché questo è, come vi rigirate, il computer è un Sì. mucchio di interruttori. Più, no? Gli interruttori che si accendono e spengono. No, 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 tutto, dentro il computer sono tutti interruttori, sono solo interruttori che si accendono e che si spengono. Soltanto che sono miliardi, ok? Allora, per esempio, prendete il video che state guardando in questo momento. Il video che state guardando in questo momento è una matrice di interruttori. Non so qual è la risoluzione del video che state guardando, però la mia è 1366x768, sono 1366 moltiplicato 768 moltiplicato probabilmente 24, perché su ciascun puntino che vedo sul mio schermo in realtà sono 24 puntini sovrapposti che mi servono per fare i colori. Ok, l'accendimento e lo spegnimento di ciascuno di questi puntini crea un colore diverso. Ok? Questa cosa degli interruttori deriva direttamente dall'intuizione di Leibniz. Cioè, con un sufficiente numero di interruttori, noi siamo abituati agli interruttori di casa, no?
No? Quanti ce ne abbiamo in casa? 10? 20? No? E già non sappiamo più qual è quello che accende la luce del salotto e quello che, no? Ecco, immaginatevi però invece una situazione in cui ci sono milioni e milioni di interruttori. Ok? Questa è una situazione che, per esempio, tanto per dirne una, permette di costruire l'immagine che state vedendo sullo schermo. Ok? Questa immagine è costituita da, appunto, fatevi il conto, 1360, almeno la mia, 1366 per 768, e poi è come se ci fossero 24 di queste immagini, no? Che insieme, messe insieme, combinano i colori. Ok? E questo è solo lo schermo. Ok? Poi che cos'è? Quando tu hai detto, Luca, hai parlato di RAM. Allora, la RAM che cos'è? La RAM è la memoria, è un... Aspetta, chi è che voleva Scusa, parlare? mi sono intromesso, non volevo, Vai, perdonami. vai. Volevo dire la sigla, Random Access Memory, che è il secondo livello di memoria di un computer, insomma, dopo la cache e prima della memoria fissa rigida, insomma. Oddio, io non so, sì, forse è il secondo livello, non lo so. Per me è una mucchiata di interruttori, Sì, non un'altra sta creando. mucchiata di interruttori. Ok? Assolutamente. Solo Sì, non che sta creando, infatti. è una mucchiata di interruttori che c'ha, poi vedremo com'è fatta, insomma, però sostanzialmente che ha la proprietà di, questi interruttori rimangono in un certo stato almeno fin quando viene alimentata la corrente, no? Random access significa che la posizione di questi interruttori è individuabile, quindi si può scrivere in un posto qualsiasi della memoria sapendo l'indirizzo, no? Cioè sostanzialmente ciascuna locazione di memoria ha il dato contenuto, ma anche un altro dato che è il suo indirizzo. Ok? Perché il problema grosso è, avendo milioni di interruttori, è sapere qual è quello giusto, per esempio. No? Che se io voglio accedere all'angolino in alto a sinistra del mio schermo, devo in qualche modo poter numerare l'indirizzo, altrimenti sono fregato. Ho solo un mucchio di interruttori. Ok, quindi ecco, partiamo dall'idea che questi affari qua sono sostanzialmente mucchi di interruttori. Ok? Allora, adesso prendo un attimo la mia tavoletta, sperando di non far disastri. E condivido con voi la mia tavoletta. Poi dopo ho riperticato persino alcune vecchie lavagne che potranno essere utili. E devo fare questo. Ah, il titolo era The Imitation Game, sì, è vero. Ok, lo vedete? Allora, sostanzialmente, se noi prendiamo, oddio, rosso, perché rosso? Noi pigliamo la nostra memoria. Ecco, una caratteristica delle macchine di von Neumann è che, appunto, gli interruttori che facevano parte del nastro di Turing vengono organizzati nella macchina di von Neumann e vengono organizzati in parole, eccetera, eccetera. E qua questa RAM va avanti sempre così. Allora, vedete che, allora, questa diciamo che è la RAM.
Ciascuna collocazione nella RAM si identifica da un numero, che è il numero contenuto qui dentro, e da un indirizzo, che è il numero che numera la collocazione di memoria. Per cui c'è un qualcosa che è un set di interruttori lo stesso, che appunto tiene il numero. Che cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è appunto quello che avete già nominato, che è la CPU. La CPU che cos'è rispetto alla RAM? È una sorta di memoria, anche quella, perché tanto tutti gli interruttori sono, questo ve lo dovete mettere bene in testa, perché questi sono, in cui però questi interruttori hanno delle specifiche funzioni, come aveva detto Luca. No, Luca aveva detto tutto bene, solo che era un po' generico come spiegazione, no? Allora, il problema è che nella CPU, per esempio, c'è un registro che è sempre una locazione di memoria, quindi sempre interruttori, che è l'instruction register, e c'è il E l'instruction register in generale porta ad un indirizzo di memoria. Questo indirizzo di memoria, siccome è puntato da questa cosa qua, viene il numero che viene caricato dentro la CPU si presuppone che sia un'istruzione del computer. Le istruzioni quali possono essere? Le istruzioni sono: sposta da questo indirizzo di memoria a quest'altro indirizzo di memoria, mettilo di qua, mettilo di là. È tutta una questione di spostamenti. Allora, spostamenti che cosa significa? Significa che gli interruttori che si trovano all'interno di una locazione di memoria vengono ricopiati e messi in un'altra locazione di memoria, ok? La faccenda funziona tutta così. Naturalmente la CPU ha degli altri registri, cioè delle altre collocazioni di memoria specializzate che poi pian piano vedremo. Ok, la baracca funziona in questo modo qua. Non so, forse non sono stato molto chiaro, ma non è, cioè, no, non c'è molto di più di questo. Aspettate un attimo. Ce l'abbiamo. Ok. Boh, a questo punto procederei sempre in questa disamina di come è fatta la macchina per affrontare alcuni altri problemi. Per esempio, questi interruttori sono vivi, funzionano come memoria, come portatori di informazione nel momento in cui c'è corrente. Quando finisce la corrente, basta, non funzionano più, nel senso che questi funzionano quando sono alimentati dalla corrente. Come si fa a tenere l'informazione una volta che se n'è andata la corrente? Prego. Con l'hard disk o l'SSD. Allora,
E come funziona l'hard disk o l'SSD? Cambia che non so se mi sente perché ho visto che c'era del ritardo. No, no, Vabbè, ti sentiamo, comunque ti sentiamo. dicevo che cambia che a differenza della RAM, che è sempre una memoria, però permette un accesso molto rapido dello scambio tra le CPU e questi interruttori, cioè degli strati di memoria. L'hard disk e l'SSD sono più lenti, ma permettono di scrivere determinati stati che vengono richiamati poi a loro volta dalla RAM e poi dalla CPU. Va bene? Sì, allora partiamo dall'hard disk che è una situazione più semplice. L'hard disk semplicemente, beh, l'hard disk è un'invenzione. Già io li usavo i computer quando non c'erano ancora gli hard disk, si andava tutto a botte di dischi, però già si sapeva più o meno come farli. Cioè l'informazione sempre appunto lo stato, gli stati degli interruttori si salvavano in forma magnetica, cioè si magnetizzava, si faceva la stessa procedura che si faceva con i nastri magnetici, che naturalmente pochi di voi conosceranno, perché ormai tutto questo se n'è involato, tutta questa tecnologia. Ma sui nastri magnetici si riusciva a magnetizzare l'orientamento di particelle di ferro e queste rimanevano magnetizzate per un tempo lungo. Io in questo momento sto facendo delle campagne di trasferimento di nastri magnetici che hanno 70-80 anni e sono ancora perfettamente magnetizzate, forse hanno accumulato un po' di rumore di fondo, ma sono perfettamente ascoltabili. Quindi questo tipo di informazione, che era un'informazione analogica, si salvava sui nastri magnetici. Negli anni, alla fine, direi all'inizio degli anni 80, si è cominciato a salvarla anche sui cosiddetti Winchester, che erano i dischi rigidi, quelli che noi conosciamo adesso come dischi rigidi. Che cosa sono i dischi rigidi? Sono delle pile di dischi uno sopra l'altro che girano a una rotazione abbastanza rapida e che permettono di appunto magnetizzare le particelle di ferro che si trovano sulla superficie del disco in maniera da salvare uno stato, no? In realtà, come sempre, qui si tratta di salvare degli stati che sono binari, appunto. Ok? A voi è tutto chiaro sul fatto che si possa, per esempio, rappresentare qualsiasi numero con un interruttore, con una collezione di interruttori? Vi è assolutamente chiaro? Non c'è nessuno che ha qualche dubbio? È tutto chiaro. Secondo me passino male non fa, però, cioè io lo so, però magari. Facciamo un ripassino? Che dite? Seguiamo Direi il di sì. consiglio. Maestro, Vabbè, vuoi ripetere un va attimo la bene. domanda? La domanda è tutto chiaro sul fatto che attraverso una collezione di interruttori, per esempio, si possa rappresentare qualsiasi numero? Questa era la domanda. Beh, credo che qualche limite ci sarà, però mi Il limite è ispiro la quindi. base. Qual è la Mi base? ispiro. Dipende da che sistema stiamo utilizzando. E Cioè, noi beh, in realtà non c'è limite, in nel questo senso che. caso,
In questo caso che sistema stiamo utilizzando? Binario. Binario. E questo appunto Leibniz aveva detto va bene, con questo si fa tutto. Tra l'altro Leibniz diceva va bene, ma qua nel binario è bellissimo perché l'uno è Dio, è zero, è il nulla e Dio ha creato tutto dal nulla, per cui Dio sostanzialmente usa un sistema binario. Il problema credo che sia il numero di digit, cioè il numero di cifre, è solo quello il limite. Sì, ma se il numero è infinito, perché Turing aveva detto con un infinito numero di digit, cioè con un infinito numero di interruttori si rappresenta qualsiasi cosa. Ok? Non è una scoperta banale questa, eh? Cioè non dovete pensare che sia una banalità, perché provate a dimostrarlo. Cioè a dimostrare che con una infinito numero di digit, tra l'altro si possa rappresentare qualsiasi problema sia calcolabile. Ok? Allora, il punto qual è? È che se io ho un interruttore, allora facciamo un attimo di... Se io ho un interruttore, quanti stati posso rappresentare, quanti numeri posso rappresentare? Dipende che tipo di interruttore è, se ha la posizione quella neutra, però di No, solito due. no, no, c'ha due posizioni l'interruttore, acceso o spento. Quanti numeri posso rappresentare? Due. 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 Uno per volta, cioè nel senso non può essere sia acceso che spento, quindi in realtà uno per volta. Certo, va bene, però ne può rappresentare due, o spento o acceso, no? E Zero e questo uno. 0 e 0 e 1. Ok. Se ce n'ho due, 4. 4. Allora, aspettate, facciamo una cosa. E quali sono questi numeri che sono rappresentabili, per esempio? Tutte potenze di 2. No, 4 ne può rappresentare, quindi suppongo che siano numeri contigui, spero, se no non ci facciamo niente con la Sì, il macchina. numero massimo di numeri rappresentabili è una Con due potenza di 2. bit, che numeri possiamo rappresentare? Possiamo 0, 1, 2, rappresentare 3. Numeri no? interi? Certo, sono solo interi. 0, 0, no? Questo è il primo. 1, 0, che quindi questo è 0. Questo è 1. Questo è 2, no? Perché qua ho finito le possibilità con un solo bit, no? Quindi come quando finisco le possibilità con i miei 10 simboli da 0 a 9, devo scalare di 1. Faccio la stessa cosa qua. Ok? Scalo di 1 e questo è il mio 2. Dopodiché ciò che li accendo tutte e due e ciò 3. Fine del gioco. Nel senso che con 2 bit rappresento o lo 0 o l'1 o il 2 o il 3. Ok? Altri 2 bit, altro bit, ci aggiungo un altro interruttore. Quanti ne posso rappresentare? 8 8, sì. Du due, due alla terza, scusatemi, questo ho sbagliato tutto. Questo è 1. Questo è 2 e questo è 2 alla 3. Ok? Quindi ne posso rappresentare 8. Fatevi il conto perché qua ho 0, 0 e 1 e poi ricominciamo da capo. Cioè c'è esattamente la stessa cosa qui sotto, no? Ma con un 1. Ok? Quindi queste sono da 0 a 7. Ok?
Dice, vabbè, e qui quando affittiamo, qua stiamo ancora a 8, ma stiamo ancora a 3 interruttori. Mettiamone milioni, no? Allora, per esempio, adesso sapete già, questo è lo scherzo degli ingegneri informatici che sono un po' tarati. Fino a quanto potete contare con 10 dita? In Tantissimo. binario fino a 2 alla 10, Che giusto? è? Quant'è 2 alla 10? È un botto. È un botto, non è mica tanto. No, è vero. 1024. 1024, no? Davide con la calcolatrice. Vabbè, come si Senza fa a contare con 10 con le 10 calcolatrice. dita, con le 10 dita fino a 1024? Allora, questo è 1. Questo è 2. Questo è 3. 4 Vabbè, mo cominciamo a fare gesti, questo è 4, ok? E va bene, e così via. Ok? Poi 5, che è così. Aspetta, non si vede. Eccetera, eccetera. Questo è il famoso scherzo degli informatici che tutti ridono, poi dopo dice, vabbè, questi meglio perderli che trovarli. Va bene. però posso dire una cosa. Noi Prego. perché pensiamo in binario, però. Ma anche sul binario di prima, in realtà, perché noi non ci riferiamo alle posizioni, cioè noi quando abbiamo due interruttori diciamo che sono 4 bit, ma in realtà se le posizioni facessero una differenza nell'informazione sarebbe di più. Le posizioni. Ah no, perché interruttore. No, ho detto una stupidaggine. Cioè l'interruttore può essere acceso o spento. Dunque, il punto è che se io riprendo la cosa Allora, adesso questo scherzo poi ve lo calcolate da voi, tutto il resto, però, aspettate, riprendo questo. Adesso andiamo avanti, no? Per esempio, avete capito che per esempio, se io ho 2 alla 3, ho 8 combinazioni possibili. Se io ho 2 alla 4, quante combinazioni ho? Il doppio di 8, ragazzi, qua si va. Queste le dovete sapere a memoria, come le tabelline. 2 alla 5. 2 alla 6 e così via, no? Ok, adesso andiamo avanti, no? E arriviamo, che ne so, quando c'ho 15 interruttori, fino a quanti ne posso contare? 2 alla 15 quanto fa? Trentaduemilasettecentosessantotto, ok. 2 alla 16. Beh, pretendo che voi sappiate solo fino a 2 alla 16. 65.536. Ok. Bene, allora il punto è. Vedete che già con 16 interruttori, insomma. Se ne calcolano di numeri, cioè se ne compaiono di numeri, no? Adesso, per esempio, questo non me lo ricordo nemmeno io, ma 2 alla 24, se io vado avanti qua, cioè con 24 interruttori, qualcuno me lo calcoli, 2 elevato alla 24 sono 16.777.216. 777.000?
216, sì. Avete capito perché ci avete sempre video con 16 milioni di colori? Perché sono i colori che permettono i 24 bit di ciascun pixel. Ok? Cioè, e d'altra parte, per esempio, adesso dato che siamo musicisti, se usiamo 24 bit possiamo fare una sinusoide, no? Che oscilla tra 0 e la metà di 16.700, 16 milioni 770 e la metà in negativo. Ok? Allora, attenzione, questo ci porta a dire, benissimo, ma qui fino adesso noi sappiamo che con questa roba qua si può calcolare soltanto dei numeri interi positivi. Vero? Beh, fino adesso questo sembra essere così. Ma perché noi vediamo un modo di vedere la cosa. Questo in realtà dipende da come noi li vogliamo leggere questi numeri. Cioè, con questa roba qua si può fare solo somme e moltiplicazioni, non si possono fare sottrazioni e nemmeno divisioni. Come si fa? Qualcuno lo sa? Basta assegnare dei bit per le altre numerazioni, anche quelle negative. Ma non basta fare solo quello. Per esempio, beh, un'idea è quella di dire, va bene, allora io prendo la mia parola a x bit, adesso facciamola a 4 bit, tanto avete capito che poi basta estendere, ok? Così. E di questi 4 bit, allora, di questi 4 bit, io assegno l'ultimo bit, è il bit del segno. Questo bit qua è il bit del più e del meno. Ok? Poi gli altri 3 bit sono per fare i numeri. Quindi ciò 2 alla 3 posso andare da 0 a 7 e poi da 0 a meno 8. Perché lo zero lo si dà o da una parte o dall'altra, e è una convenzione il fatto che lo zero sia positivo, e poi vedremo anche perché. Perché vediamo come sono rappresentati i numeri negativi. Allora, il numero negativo, per essere veramente utilizzabile dal punto di vista delle operazioni, deve essere un numero tale che se io lo sommo al suo corrispondente positivo dà 0. Siamo d'accordo? Quindi, per esempio, se io c'ho, allora, qui da una parte c'ho 1. Allora, 1 è uguale ai miei 4 interruttori, 3 a 0 e 1 a 1. Ok? Adesso voglio rappresentare meno 1. Allora, meno 1 si rappresenta in quello che si chiama il complemento a 2. Ok? Che si fa invertendo questi interruttori e poi sommando 1 dopo l'inversione. Quindi io ho 1 qua, 1 qua, 1 qua e 0 qua, no? Quindi sarebbe 1, 1, 1, 0, poi sommo 1 e viene 1, 1, 1, 1. Vero? Cioè, vabbè, l'ho fatto male, è una porcheria, ma
Adesso se io faccio la somma di questi due numeri, devo ottenere 0, perché 1 più meno 1 fa 0, vero? Allora, 1 più 1 quanto fa? Ho chiesto una cosa troppo difficile. A 2 A 0, 1 più 1 qua. In binario, 1 più 0. 1 Ah. fa 0 col riporto di 1 e lo 10. riporto qua. 1 più 1 quanto fa? Col Di nuovo 0. riporto di 1. Di nuovo 0 qui a fianco. E poi qua pure. E questo fa 0. Siccome 0, abbiamo finito i 1. bit, tanti saluti, se la siamo perso all'1. E quindi effettivamente un numero sommato con il suo complemento a 2 fa 0. Ok? E questo è intanto ci mette a posto sui numeri. Questo potete provare a farlo con qualsiasi numero di bit, vi viene sempre, tranquilli, cioè credeteci. Però potete esercitarvi a provare a fare più 5 e meno 5 e così via. Ok? Se mi trovate che non funziona il complemento a 2, vincete il Nobel. Dopodiché però dobbiamo buttare tutta l'informatica. Ok. Poi altra domanda. Ma solo numeri interi? Come si fa a rappresentare qualcos'altro che non sia numeri interi? E Aggiungiamo la virgola. dove la mettiamo la virgola? Dobbiamo assegnare altra memoria. Beh, diciamo C'è un che è. codice binario per la virgola? C'è che rappresenta la virgola? Vedo. Beh, non è fatto così. C'è una rappresentazione, cioè è di nuovo una interpretazione degli interruttori in un certo modo. Allora, ci sono quelli che si chiamano i numeri in floating point. Allora, per fare i numeri in floating point uso un po' più di bit. Okay. E allora, facciamo che usiamo 12 bit, quindi questo lo dividiamo in 3, questo lo dividiamo in 3 e poi dividiamo tutto a metà. Mazza, mi sembra facile fare una cosa del genere. Ok, allora. Quello che si può fare è di dire 8 bit li assegno a una certa funzione che chiamerò mantissa e 4 bit li assegno all'esponente, ossia ciascun numero lo divido in due parti. Allora, questa è la mantissa. E questo è l'esponente. Lo divido in due parti, lo divido in un numero che è un numero che sta tra 0 e 1. Ok? Quindi diciamo che invece di essere allora qua c'è il segno come sempre. Perché così posso fare sia positivo che negativo, anche dell'esponente, ok? E il punto è che questo è sempre uno 0 e diciamo che qua c'è 2 alla meno 1, 2 alla meno 2, 2 alla meno 3 e così via, ok? Quindi questo è un numero che sta tra 0 e 1 e questo è la potenza di 2. Per esempio, qua posso arrivare sino a 2 alla 7, no? O 2 alla meno 7,
Per cui il numero è sempre, il numero che si ottiene è sempre la mantissa per l'esponente, che sarebbe come dire, per esempio, 0,5 che è 2 alla meno 1, no? Per esempio, con questo bit alzato, moltiplicato 2 elevato alla 7. Sì, 2 elevato alla 7, questo, fino a lì ci arriva con tutti gli uni. Quindi siccome 2 elevato alla 7 è, quant'è 2 elevato alla 7?64? No, un po' di più. 128. 128. Scusate, ho buttato. 128. 128 quindi è 128 per 0,5, quindi è 64, ma questo è facile, ma ci sono dei numeri, si possono fare, vedete, si può per esempio estendere molto di più il campo numerico, oltre al fatto estenderlo sia intensivamente, cioè all'interno dei numeri, no? Sia estensivamente. Come si fa a fare sto miracolo? Sempre con lo stesso numero di bit, perché insomma, poi 2 alla 12 in numeri interi quanto ci farebbe contare? Se 2 alla 10 era 1024, 2 alla 12 quanto 4.096. vale? Esatto. Questo ci permette, capite che ci permette di contare molto di più. Perché ci permette di fare molti numeri all'interno degli interi, no? Allora, il punto qual è? È che qui, in questo tipo di numerazione qua, non sono contigui i numeri. Cioè, ci sono dei buchi. D'altra parte ci devono essere per forza, perché se io per esempio, se io qua faccio 0,5 e poi c'ho il bit dello 0,25, cioè 0,75, mettiamo conto che la mantissa sia 0, quindi 2 alla 0 è 1, no? Io posso rappresentare il numero 0,75. Ok? Se con la stessa combinazione di bit, se io salto di 1, cioè faccio per 2 alla 1, no? Quindi per 2, 0,75 diventa 1,5. Ok? Tra 0,75, adesso lasciamo perdere gli altri bit, certo, posso azionare anche gli altri bit, posso probabilmente arrivare a qualcosa di vicino all'1, ma capite che tra 0,75 e 1,5, no, scusatemi, cosa sto dicendo? Tra 0,75, ah sì, perché avevo detto 0,75, tra 0,75 e 1,5 c'è un buco, ok? Quindi la numerazione fatta con la virgola mobile non è contigua. Naturalmente qui stiamo lavorando con molti pochi interruttori. È chiaro che ormai voi siete abituati, come minimo, se non vi comprate un computer che ha 128 bit, vi fate criticare dagli amici. Quindi voi avete 128 bit di ciascuna parola, intendo dire, cioè. Perché appunto le macchine di von Neumann sono fatte in questo modo, cioè hanno questo tipo di rappresentazione qua. Ok, quindi vedete che già si capisce che con questi collezioni di interruttori si possono rappresentare un sacco di numeri. Adesso come si fa a far diventare, beh,
appunto, attraverso l'esempio dello schermo, gli ho fatto vedere che, ecco, dei numeri possono diventare degli interruttori visibili e quindi possono offrire delle rappresentazioni sullo schermo. D'altra parte, attraverso gli opportuni convertitori, dei numeri sappiamo benissimo, lo sapete perché se siete qui lo sapete, possono trasformarsi anche in suoni. Ok? Quindi andiamo avanti un attimo e cerchiamo di capire adesso veramente che cosa c'è dentro a un computer. Io vi propongo, per capirlo, di capire che cosa succede quando voi premete un tasto sulla vostra tastiera. Avete un'idea di quello che succede quando premete un tasto sulla tastiera? Azioniamo un interruttore. Ma bravo! Esatto, risposta esatta. D'altra parte c'è solo quello, quindi è solo l'unica cosa che si può fare. Benissimo. Anzi, una serie di interruttori, perché è un interruttore che aziona degli Ma interruttori, no? voglia, cioè, io non credo che voi abbiate bene un'idea di quello che succede quando azionate un tasto del vostro computer. Siccome questo è un disegno che ho fatto molte, molte volte per i miei studenti aspetta, scusatemi, sto prendendo Ma la rappresentazione dei numeri irrazionali invece com'è fatta in binario? La rappresentazione dei numeri irrazionali è fatta sempre in floating point e naturalmente si perdono un pezzo, cioè il fatto che siano irrazionali al computer non gliene può fregare niente. Perde un pezzo, diciamo, perché non è che ci sta l'informazione. Ah beh, certo, ma se per questo anche dei trascendentali di qualsiasi altra cosa, cioè non è. Allora, aspettate che adesso. Dopo la virgola di alcuni trascendentali, Beh, quindi certo, ma infatti voglio dire, dopodiché ci sono delle rappresentazioni che permettono di avere almeno un numero cioè permettono almeno di scegliere quale pezzo vi volete perdere, cioè. ma lì inizia a diventare un concetto filosofico, dove taglio, dove non taglio, perché taglio qui, perché taglio Eh beh, lì. ma ci sono delle rappresentazioni, dopo le vedremo, che sono rappresentazioni numeriche, cioè per esempio se dovete calcolare i numeri dopo la virgola di pi greco, che è un numero trascendentale, il quale ha infiniti numeri dopo la virgola, adesso sono arrivati, credo, a centinaia di milioni, non so, sempre attraverso le macchine, quindi basta avere memoria, basta avere sufficiente numero di interruttori. Dunque, vi volevo far vedere una cosa perché io questo disegno qua l'ho fatto più volte. Questa è una mia vecchia lavagna che ho recuperato e fotografato e adesso ve la faccio vedere. Questo è il ditino che preme il tasto. Ok, cosa succede quando io premo il tasto A? Come ha detto Davide, chiudo un interruttore. Ok? Chiudo un interruttore che è collegato a un registro di memoria, ok? Che ha cucito dentro un numero. Che non sarà questo, però facciamo finta che è 2 alla 6, cioè quindi c'ha un solo bit alzato, il sesto, no? E dove lo manda? Lo manda su un
una collezione di fili. Adesso la questione è questa. Allora, questo è quello che si chiama questo è quello che si chiama il bus del computer. Luca ha detto, beh, sì, c'è un board, c'è un PCB e tutto va a finire là e tanti saluti. Beh, come è fatto questo board? Questo board è fatto, mettiamo conto che appunto qua ci siano sei fili perché servono, no? Uno di questi fili è aperto, sta a 5 volte, gli altri stanno a 0. In realtà si attivano due collezioni di fili nel bus, cioè ci sono sia la parte di fili che portano i dati, sia la parte di fili che portano appunto quello che dicevamo. È l'indirizzo, cioè dove devono andare questi dati, e questi indirizzi sono connessi, il tutto arriva alla CPU, ok? Alla CPU e viene messo in un registro che è preposto, per esempio, a ricevere i dati dalla tastiera, ok? Come questo avviene, poi lo vedremo più nel dettaglio. Fatto sta che la CPU fa dei suoi magheggi che poi vedremo nel dettaglio, e questo Scusa, numero, prego. ma quanti sono i filamenti, ha detto? Beh, Quanti sono le... dipende dalla larghezza della parola del computer. Voi che computer ci avete? 64 bit? Io sì. Allora, tipicamente sono 64 bit di 64 fili per i dati, e generalmente ci sono 64 bit per gli indirizzi. Adesso poi faremo un ragionamento su quello, ok? Dalle immagini ce ne sono, diciamo, due gruppi, cioè così più o meno, Sì, da quello che ho sono visto prima. sempre nel bus ci sono sempre due gruppi, c'è sempre il bus dati e il bus indirizzi, ed è tutto un Ok. bus, ok? Grazie. Ok, alla fine di tutti i magheggi, questo numero viene scritto in un registro della scheda grafica. Questa è un'altra faccenda, no? La quale scheda grafica trasforma questo numero. Allora, adesso facciamola semplice. Mettiamo che abbiamo uno schermo in bianco e nero, va bene? Lo so, 16 milioni di colori, li volete, vi servono, eccetera, eccetera, frega niente, facciamolo in bianco e nero. Aspetta un attimo. E nello schermo in bianco e nero compare la lettera A. In realtà la lettera A che cos'è? È una serie di pixel attivati, ok? Siamo in bianco e nero, quindi basta un solo livello di pixel che si accendono o che si spengono e viene fuori la A. Ok? Quindi adesso se guardiamo il quadro, tutto come viene, questo è quello che succede. Ok, in realtà appunto poi questa è una mia vecchia lavagna del non so, di 5-6 anni fa. In cui poi spiegavo anche altre cose, spiegavo quello che succedeva col disco, ma questo lo vediamo tra un po'. E vedete che cosa succede anche dal punto di vista del suono. Semplicemente, invece di andare a scrivere alla scheda grafica, scrivete in un'altra scheda che trasforma i numeri in correnti attraverso meccanismi abbastanza semplici, voglio dire, sono semplicemente delle resistenze tarate per dare una tensione crescente o decrescente a seconda della grandezza del numero,
dopodiché, e quindi potete trasformare i numeri in suoni. Quindi vedete che qua, attraverso questa collezione di interruttori, si fa veramente tutto. Ok? Bene. So che questa tastiera è monofonica. Si In che senso monofonica? sente? Sì, ti Nel sento. senso che noi siamo abituati a scrivere una lettera per volta, mentre nulla ci vieta di poter scrivere simultaneamente più lettere, semplicemente che noi abbiamo delle tastiere monofoniche che scrivono una lettera alla volta. Va bene, ma questo, per esempio, il punto è quanto veloce, cioè, e qui arriveremo anche a questo. Quanto veloce è il computer, cioè polifonica che cosa significa? Che le cose sono molto ravvicinate nel tempo, non che sono insieme, insieme, insieme. Qui a questo livello qua, no? A questo, dunque no, qua, adesso cambiamo colore, a questo livello qua si può mettere un... Credo tra l'altro che ci sia, perché è possibile che uno prema due tasti contemporaneamente. Tra l'altro è possibile, nel senso che si fa con i vari tasti Alt, Meta, eccetera, eccetera. Qua c'è quello che si chiama un multiplexer, che fa sì che se gli arrivano tante cose alla volta, lui le mette una dietro l'altra. Sapete, se le cose vanno veloci alla velocità del fulmine, come vanno adesso i computer, non ve ne accorgete. Incidentalmente, Ah, ho capito, quindi. delle volte beh, per esempio, io quando scrivo a macchina, siccome sono molto veloce, è possibile che i tasti siano uno dietro l'altro, che siano contemporanei, no? Però la macchina è molto molto più veloce di me. Quindi può multiplexare le cose e mandarle sempre nello stesso, cioè come se fossero dei dati seriali, cioè uno dietro l'altro. E noi non ce ne accorgiamo, ci sembrano tutti insieme. Quando suoniamo una tastiera, cioè le tastiere di oggi, le tastiere elettroniche, sono computer di fatto, no? Quindi hanno lo stesso meccanismo, solo che invece di avere il tasto con scritto A, hanno il tasto del pianoforte con scritto Do, no? Però se io faccio un accordo, sembra che suoni, che le note partano insieme, in realtà partono a pochi microsecondi di distanza una dall'altra. Beh, questo ve ne accorgete quando, per esempio, la macchina è molto carica. A me succede spesso. Quando la macchina è molto carica, voi battete dei tasti e quella non scrive. Perché? Perché, siccome sta facendo altro, quando riesce a gestire la vostra tastiera, è già passato un po' di tempo. Non vi capita mai? A me capita spesso. Sarà che io ho una macchina particolarmente scamuffa, ma... No? Sì, comunque la cosa importante è che può leggere un valore per volta, a velocità elevate, ma uno per Beh, volta, anche se faccio passare molti anni. nel bus i dati compaiono uno per volta. Ora però i bus di adesso, sapete a che velocità vanno? Cioè a che frequenza vanno? Perché poi stiamo parlando appunto di alternanza di cose. Avete un'idea? No. Beh, io l'ultima volta che ho guardato i bus stavano a 600 mega. Cioè, quindi 600 megahertz. Fatevi conto di quanto ci mette. Quant'è il periodo? Cioè, 1 fratto 600 milioni, quanto fa? Dobbiamo Un fare numero un tra calcolo, quelli che non può diciamo, essere no? Importante, diciamo così. importante. Come Fa poco, dici? Fa direi. poco, sì.
po' la faccenda è rapida, ok? Quindi si può tollerare, diciamo, umanamente una cosa di questo tipo. Ok, allora, va bene, abbiamo fatto una chiacchiera molto, molto così, molto superficiale su come è fatto l'interno di un computer. Ci rimane un piccolo dettaglio da capire. Abbiamo detto che abbiamo dei computer che hanno delle parole più o meno grandi, cioè le parole sono delle file di interruttori, perché le macchine di von Neumann, al contrario della macchina di Turing, organizzano gli interruttori in file più o meno grandi. Allora, le prime macchine avevano 4 bit, poi ce ne hanno avuti 8, poi ce ne hanno avuti 16. Io sono arrivato a metà tra gli 8 e i 16, no? Quando sono arrivati i computer a 16 bit, oh, mamma mia, che ficata, ma con queste conquistiamo il mondo. Dopodiché sono arrivati quelli a 32 bit, già meno entusiasmo, mo arrivano quelli a 64 bit, boh, sì. Adesso arriveranno quelli a 128 e così via, no? Allora, qual è il problema del numero dei bit? Il problema non è tanto, appunto, come abbiamo visto, quanti numeri si riescono a contare, no? Quanto, per esempio, vi siete posti il problema, ma se io ho un certo numero di bit di indirizzo. Per esempio, facciamo conto che ho una macchina a 16 bit. Quanto può essere grande la mia memoria? Perché a un certo punto non ho più numeri per poter indirizzare la RAM, per esempio. Quanto può essere grande la mia memoria? Ha detto che un 16 bit? Sì, signore. Multipli di 16? Beh, 2 alla 16. Quant'è 2 alla 16? Abbiamo detto che lo dobbiamo imparare a memoria. 63.000 No, qualcosa. 65.000, facciamo un po' di più, va, poveracci, già 63.000. Quindi 65.536 locazioni di memoria. Ok? Quindi la mia memoria non può essere più grande di 65.536, il che fa, questa roba un po' piccola, no? Sono quelle che si chiamano 64K di memoria, indirizzabili. 2 alla 16 fanno, cambio colore, 64K di memoria. Sta condividendo, maestro, credo, almeno Ah, con me. scusa, scusate, sì. Hai ragione anche tu. Sono l'imbecillito. Ok. Se c'ho 2 alla 32, quanti ne posso condividere? Quanti ne posso sì, condividere? Quanti, eh? Eh no, non è il doppio, è 16 volte il doppio. Elevato alla 32 fa 4 milioni, 4 miliardi. No, scusa, dove sto scrivendo?
fa 4 miliardi, ok, 4 miliardi 294 mila. Questo per la verità è per 10 alla 0,9, alla 9. Ok? Quindi sono 4 miliardi. Beh, 4 miliardi sono, cominciano a essere 4 giga. No? 4 giga di indirizzi questi sono, e poi 2 alla 64, adesso mi sto facendo i conti col calcolatore, col telefonino, 2 elevato alla 64 sono 33 fantastiliardi, eccetera, eccetera. 64 sono 1,84 per 10 alla 19, quindi 10 con 19 zeri, eh? Quindi questi sono, boh, chi lo sa, esabyte, diciamo. Ok, allora il problema qual è che, per esempio, il sistema DOS, che era il precedente di Windows, era uscito fuori che con 64K non ci si fa niente. Ok? Ne aveva in realtà 640 ed era una barriera apparentemente insormontabile. Come si fa a fare qualcosa di meglio? Beh, si può fare questo. Si può fare che il mio bus di indirizzi, no? Che ha 16 fili, adesso sto provando a cercare di capire come rappresentarlo, veniva caricato di due parti dell'indirizzo, la parte bassa e la parte alta, quindi due parole da 16 bit, quindi diventavano, sì, buona, 2 per 2 alla 16, quindi diventavano 2 alla 32 di fatto, no? Cioè la parte bassa della parola e la parte alta della parola, e con questo indirizzavano appunto 2 alla 32 locazioni di memoria. Questo è un modo di indirizzare la RAM. Il problema è che questa è la metà più lento, no? Cioè, per indirizzare più memoria con lo stesso numero di bit, bisognava indirizzarli con due parole al posto di una, no? E per un certo periodo si è fatto così, poi si è passato a 2 alla 32, ed è per questo che le macchine, in linea generale, macchine con, cioè, questo è uno dei motivi per cui le macchine con più numeri di bit sono più veloci, perché permettono un indirizzamento diretto, no? Che non è possibile con le macchine con minori numeri di bit. C'è anche un altro motivo. Allora, noi abbiamo detto, va bene, questa roba qua dei bit serve contare, ma i bit sono interruttori, quindi si possono usare anche per tutto un altro motivo. Si possono usare, per esempio, in casa per accendere e spegnere le luci, no? Quindi voglio dire, i bit, per esempio, nell'instruction register della CPU, i bit si usano in un altro modo. I bit significa accendi questo, accendi quello, no? Questo accende la luce del salotto, questo accende il termoconvettore e così via. Ok? Cioè si può dare ai bit altri sensi, oltre
Questo lo si fa in registri specializzati, appunto, quelli che abbiamo visto che stanno dentro la CPU. Ok? Quindi, per esempio, ci può essere uno di questi bit che dice, ok, questa è la prima parte dell'indirizzo, no? Quindi questo si riferisce direttamente a come è fatto l'indirizzamento. Questo quando è 0 è la prima parte dell'indirizzo, quando è 1 è la seconda parte dell'indirizzo e così via. Quello che, vabbè, adesso qua scherzavo con la questione degli interruttori, ma quello che succede nell'instruction register è che i numeri in realtà rappresentano delle istruzioni di cose da fare. Allora, per esempio, quando arrivano nell'instruction register, a ciascun numero corrisponde un'istruzione. Cioè, per esempio, 146 vuol dire, questo sto facendo un esempio così a capocchia, senza move. E move che cosa? Move dal numero che si trova nel registro A. Spostiamo il foglio al registro B e quando viene questa istruzione, per esempio, lui si aspetta che nelle locazioni contigue di memoria magari ci siano come argomenti gli indirizzi di questi due registri. Poi 5961 vuol dire jump. Cioè salta, l'instruction register salta a un'altra locazione di memoria di cui questo nel registro A c'è l'indirizzo e così via. Quindi così capite anche cioè che cosa vuol dire programmare i computer? Sostanzialmente significa mettere i numeri giusti al posto giusto in maniera che se il computer nel momento in cui si accende parte da un'istruzione, perché questo è quello che succede, dopo rimane sempre, diciamo, in sincrono con le istruzioni, nel senso che il move fa sì che la prossima istruzione la cerca, siccome il move c'ha due argomenti, la cerca dopo tre locazioni di memoria, perché i prossimi due sono gli argomenti e così via. Capite come funziona la baracca? Ma questo, maestro, questo è direttamente collegato al funzionamento in assembly, no? E certo, cioè il punto è che l'assembly è semplicemente la traduzione simbolica di questo numero in questo numero. Capite? Cioè, l'assembler, l'unica cosa che fa è che Io maestro sono partito così con l'assembly, non so se tutti sanno cos'è l'assembly e cosa beh, serve. l'assembly, vabbè, adesso poi parleremo della programmazione e quindi vedremo come si. Però sostanzialmente è un programma che permette di convertire un'informazione di tipo simbolico, perché prima come si programmava? Ci si metteva, c'era il registro delle istruzioni che era un coso di interruttori sulle quali uno stava e metteva gli interruttori uno per uno e poi dove c'aveva un foglio in cui c'era scritto che cos'è, adesso devo spostarmi di là, benissimo, allora devo scrivere 146. Vi potete immaginare che cosa è stato all'inizio dei computer. Però questo è sostanzialmente quello che succede. E vedrete che durante questi seminari ci arriveremo molto vicino a questo. Ok? Adesso vi voglio far vedere un altro, perché tutto questo va bene, ma come parte tutto sto baracchino? Allora, questo che cos'è? Ok, questo è l'addressing, quindi.
altri. Posso fare una domanda riguardo la velocità delle istruzioni e Certo. vorrei capire una cosa? Sì. Ma riportandolo un esempio un pochino più superficiale, quindi da quello che ho capito, sulla velocità del computer e sull'aggiornamento di stato dei bit, un sistema operativo tipo quello che noi abbiamo di fronte, che ha un sacco di informazioni che riguardano i colori, riguardano le operazioni in background, riguardano l'audio, tutta la baracca, insomma, sostanzialmente è basato sulla velocità di aggiornamento di tutto l'insieme di queste informazioni. Cioè, Allora, il tu stai computer in dicendo background, tutta cioè una quello che serie sta di cose che facendo. non sappiamo che cosa sono veramente. Ok, Cioè, cos'è va un bene. sistema operativo, cos'è, eccetera, eccetera. Però, sì, sostanzialmente la risposta alla tua domanda è la CPU, cioè il cuore che abbiamo visto, cioè quello che fa tutte, che compie, che esegue le istruzioni. È un cuore che batte a una certa velocità e che quindi le fa una dietro l'altra. Ok? Sì, chiaro. Questa velocità è in realtà una frequenza, no? E la frequenza la sapete, cioè, dai, quando andate a comprare un computer, quanti mega, quanti giga, quanti cosi, quanto questo, quanto quell'altro. E tutta questa roba qua è in realtà sostanzialmente vi dice no? Quanto va veloce una CPU. In realtà la velocità della CPU è relativamente, cioè è importante perché è quella a cui si svolgono le operazioni, no? Però per Sì. esempio se voi avete una CPU molto molto veloce e un bus molto lento, si va alla velocità del bus, cioè la CPU deve aspettare, no? Oppure se avete un disco lento, ok? Dopo vedremo come funzionano i dischi, perché Invece un disco. un'altra domanda che volevo fare per quanto riguarda Prego. il limite che avevamo detto sulla memoria di prima, no? Quell'1.84 per 10 alla 19, quello sarebbe il limite fisico massimo della memoria o comunque si sono trovati stratagemmi, o ad esempio utilizzando quello stratagemma che abbiamo visto prima, per cui il limite fisico di fatto viene sempre superato? Quello, allora, voi sapete bene che per esempio, che ne so, Windows, boh, non mi ricordo, 95, Windows 3.1 poteva indirizzare al massimo 4 giga di RAM, no? Perché poteva utilizzare al massimo 4 giga di RAM? Perché era stato concepito in maniera da avere l'indirizzamento a 32 bit. Quindi con 32 bit si indirizzavano 4 giga di RAM. Oltre i 4 giga di RAM non si poteva andare. Se tu mettevi più RAM, il sistema non la vedeva, non aveva modo di vederla. Capisci, Davide? Sì, no, io dicevo il limite successivo, quello del 2 alla 64, quello lì quindi è di fatto un limite, cioè se tu metti un tot di memoria più alta di quella su un Non la vedi, 64, cioè, non la ma vedi. questo di nuovo è il sistema operativo che non, o perlomeno il sistema operativo in combinazione con la CPU, perché la CPU deve essere in grado di indirizzare quella memoria. Ok, quindi lo stratagemma che venne utilizzato era per far vedere dal sistema operativo. È certo, perché 64K non ci si faceva nemmeno la birra, cioè. Stiamo parlando di sistemi che non erano ancora grafici, perché poi con la grafica esplode la quantità necessaria di memoria. Voi immaginatevi adesso il fatto che, per esempio, co come è fatta la, beh, adesso poi ci arriveremo, però voglio dire, come è fatta la rappresentazione grafica su uno schermo? La rappresentazione grafica su uno schermo è fatta da layer di memoria successivi, no? Che possono essere, per esempio, io posso spostare la finestra qua,
metterci sopra un'altra finestra, quella rimane sempre sotto, no? Se io la levo, vuol dire che la mia memoria praticamente è occupata sostanzialmente dalla grafica, capite? Dalla necessità di salvare la posizione dei pixel sullo schermo per poi riuscire a riprodurla quando serve, no? Quindi Ok, immaginatevi però quanto. Sì. la domanda di prima era, prendo l'esempio della grafica per allacciarmi a un po' quella che era l'idea generale che mi sono fatto. Noi abbiamo detto che abbiamo una certa velocità di lettura e deve leggere tutte le informazioni dei pixel per fare in modo che in un determinato istante di tempo abbiamo una certa risposta dalla grafica, insomma, che stiamo vedendo. Però al contempo questo giro di clock di lettura di tutti i valori passa per la grafica, ma immagino passi anche per l'audio, immagino passi anche per Sì. tutto ciò che c'è sotto un sistema. Cioè deve essere un giro completo, altrimenti, se ho capito bene, se salta qualcosa non funzionerebbe il sistema operativo per come lo conosciamo noi. Allora, Ok. la prossima volta approfondiamo la questione del sistema operativo, nel senso che Sì. vedrete, cercheremo di capire come funziona un sistema operativo moderno, perché poi adesso sui sistemi operativi le strade si dividono abbastanza, ci sono vari tipi di sistemi operativi, eccetera, eccetera. Però diciamo che sostanzialmente le modalità di funzionamento di un sistema operativo sono abbastanza generalizzabili. Adesso il problema qual è? È che prima di capire, perché un sistema operativo è una cosa complicata, fa cose abbastanza complicate, però potete immaginarvi, per esempio, dei sistemi computazionali semplici che non hanno sistema operativo. Cioè, un computer si può programmare anche per fare un programma, no? Che fa una cosa e che non ha un sistema operativo. I sistemi operativi servono quando bisogna gestire le risorse. Ah, per esempio, una fotocopiatrice. Allora, no, aspetta, fermi, alt. Una fotocopiatrice vecchia che non ha le chiavette USB, che non legge dalla rete, che non può fare niente, fa la fotocopiatrice, premi il bottone, fa la fotocopia, no? Quello è comunque un computer, ok? Che gestisce sostanzialmente un'azione sola e quindi si può permettere di non avere un sistema operativo. È un computer che sta lì, aspetta, sta lì e dice: qualcuno ha premuto il bottone? No, torno dopo, eh? Quando torna, al giro dopo. Qualcuno ha premuto il bottone? No, torno dopo e così via, no? Una volta che uno ha premuto il bottone, fa una cosa, punto. Ok? Questo è già un computer, è già una macchina di calcolo. Perché? Perché comunque bisogna far passare la spazzola dello scanner, bisogna temporizzarla, eccetera, eccetera. Fa tutta una serie di cose, poi si manda la stampa e così via. Quindi succede un casino di roba dentro una fotocopiatrice, no? Ma quella però è un sistema relativamente semplice. Già se ci dice, ma vabbè, però vorrei poterci mettere una chiavetta USB. Cazzo, cioè, scusate, ups, non devo dire parolacce. Mo mi tocca tagliare tutto. Cioè, lì la faccenda si complica, no? Devo gestire la chiavetta arriva in maniera sincrona, cioè io non lo so quando arriva la chiavetta, quindi devo gestire quello, devo fare, devo brigare, no? Se c'ho la rete, peggio che peggio, no? E così via. E quindi a quel punto serve un sistema operativo e il sistema operativo indubbiamente ce l'ha anche la fotocopiatrice oggi. E
incidentalmente hanno tutti lo stesso ormai perché hanno tutti Linux. Ok, io smetterei qui perché è un punto buono per smettere. Se ci sono altre domande, è il momento di farle. Cioè, quello che ti voglio dire, Luca, è che questa roba si svolge a velocità che tu non hai, che non sono Sì, commensurabili. certo, Cioè, l'ho ti danno. capito, ma la domanda mia va per esempio su una polemica di musica elettronica e non mi sembra il luogo per alzarla, però perché usiamo un audio lentissimo se abbiamo delle velocità pazzesche, è ancora una cosa che vabbè. Perché che audio dovremmo utilizzare? Beh, dovremmo usare frequenze molto più alte, visto la memoria che abbiamo, la velocità che abbiamo. Ma non serve. Cioè, per esempio, mettiamo conto che adesso non so se le tastiere sono fatte così, no? Ma mettiamo Però è conto come dire, mettiamo che non serve, è come che non dire, serva. prendo l'esempio di un videogame, usiamo un videogame a una tot velocità perché non ci serve che giri, non ci serve una macchina più performante, non ci servono più dettagli per farlo funzionare. E comunque è così uno, nel nostro caso non è proprio così, ci so, in realtà perdiamo dei dettagli. Però cioè, perdiamo dei dettagli, non parlo a livello psicoacustico, ma parlo anche a livello di, non lo so, per noi mi viene da pensare a movimenti nello spazio, se usiamo più altoparlanti, un movimento nello spazio definito a 44.100 campioni con macchine così veloci è un po' poco, cioè no, non è poco, però potrebbe essere meglio. No, può darsi che, per Però esempio, ecco, appunto. serva una potenza di calcolo ancora maggiore, che non abbiamo. E poi, Perché servirebbe? perché, per esempio, per calcolare un movimento nello spazio servono comunque tutta una serie di calcoli che sono abbastanza complicati e sofisticati. Quindi serve una discreta quantità di calcoli. Cioè, quello che vi vorrei far capire è che a fronte di una relativa semplicità che voi vedete davanti a voi, no? Voi vi pigliate, vi connettete, allora che siamo? Siamo in rete, benissimo, allora dai, parliamoci tutti quanti insieme, stiamo qua, siamo in 16 e ci parliamo e tutti possono parlare insieme, però per esempio quando parliamo tutti insieme su una piattaforma come questa ci sono dei problemi, no? Quali sono i problemi? Sono dei problemi che i sistemi non sono ancora ottimizzati per fare cioè, o perlomeno sono ottimizzati per fare una certa cosa che è la cancellazione del rumore di fondo, no? E quando, per esempio, parliamo tutti insieme, il sistema di cancellazione del rumore di fondo non capisce più niente, non è molto furbo e non sa regolarsi, no? Per cui lo sentite, no? Cioè, quello che voglio dire è che generalmente, per esempio, a maggior velocità corrisponde un costo maggiore, cioè è un costo computazionale che si traduce in un costo economico maggiore, no? Sì, certo, però noi usiamo un sacco di funzioni che per fare musica non ci servirebbero. Cioè, semplicemente questo. Cioè, noi usiamo un computer che ha un certo costo, che è una certa interfaccia, però per quello che ci occorre in realtà a noi come compositori, a noi Infatti io non. personalmente, quando mi chiedete che computer comprare per fare musica, vi dico non più di 300 euro, non più di un chilo e mezzo. Cioè non deve pesare più di un chilo e mezzo perché se no poi Ma vi forse il problema è che basterebbe storcete un le Raspberry spalle Pi, come sto dici? esagerando. Sto esagerando, però basterebbe anche un Raspberry. Mo sto esagerando, sto andando No, con la ma un versione. Raspberry è una macchina potentissima. Cioè, non, guardate che con un Raspberry si fa un sacco di roba. Cioè, il problema non è la dimensione. Cioè, ci sono delle macchine che stanno chiuse dentro le prese elettriche,
con le quali ci si potrebbe benissimo fare musica e qualsiasi altra cosa. Il problema è l'interfaccia. Cioè, quindi con un Raspberry si fa tantissima roba. Cioè, ma voglio dire, anche con un Bela, con un Bela non ne parliamo. Cioè, ormai non è, la dimensione non è il problema, il problema è l'interfaccia, capisci? Ok. Cioè, per lei è un problema nel senso che è un problema generale o un problema secondo lei, nel senso che è davvero un problema? Beh, allora, il problema è come si controllano le cose, no? Il problema è un problema di controllo. Sì. Cioè, e il problema che ha il compositore, la compositrice, è quello di dire, va bene, io voglio fare una certa cosa in un certo modo, no? Me la deve fare la macchina perché non la faccio io direttamente, no? Come faccio a controllarla? Ok, allora vorrei affrontare anche questi problemi qua, no? Facendovi vedere che, per esempio, il problema del controllo si può risolvere in tanti modi, cioè non soltanto avendo interfacce grafiche e roba fichissima, cioè tastiere, bottoni e potenziometri. Capito? Si può automatizzare, si può fare delle automazioni intelligenti e così via. Bene, vorrei che faceste una cosa per la prossima volta, e cioè che vi procuraste, perché la prossima volta mi sa che ci arriviamo, vi procuraste se un emulatore di terminale con la shell bash. Adesso ve lo riscrivo. Emulatore di terminale con la shell bash. Ve l'ho scritto sulla. Per chi non è già avvezzo, una cosa per i Mac e Windowsiani, per Sì. consigliarvene uno se non sapete che cosa scegliere Vai. così direttamente. Bravo. Mac OS già avete tutto, non serve che installate nulla, ci sta il terminale già alla shell di Bash, invece per Windows Git Bash si chiama, che poi vi servirà anche per altro. Solo questo. Scrivilo sulla chat. Grazie. Mentre Linux va pulito. Scusa, scusate. Linux va pulito. Linux non c'ha bisogno Professore, di niente. maestro, perdono, deve per forza, la shell bash deve stare per forza nello stesso computer che usiamo. Posso avere accanto, dato che c'è un piccolo computer Linux, posso lavorare anche con quello contemporaneamente mentre seguo Certamente, la lezione. assolutamente, assolutamente. Ah, Il perfetto, punto è sì, non che installo nulla in questa macchina. voglio fare delle cose hands-on con voi, cioè con le mani sul computer, perché se no passiamo il tempo a parlare e a filosofeggiare e dopo un po' vi annoiate. Ok. Ci sono Ma la altre. shell di Windows è diversa, immagino. Sì, molto diversa e c'è la stessa differenza tra una Lamborghini e una macchina a pedali. No, vabbè, ma tanto c'ho la partizione con Linux sul portatile, quindi ci vediamo dall'altra parte. Vabbè, ma scusa, ti puoi installare una shell anche sulla macchina, non, mica te la rovina, sa? Non è che. Windows, ok, vabbè, Su Windows. me ho fatto la partita. Senti, chiedo una cosa a Davide, ma Git Bash c'ha anche i comandi? C'ha tutte, cioè, c'è le cose da linea di comando? Sì, Cioè, Git i Bash è principali? quella anche per usare Git, che si installa per usare Git da terminale su Sì, ma c'ha Windows. anche A tutti tipo ls, move, grep, sta roba qua. funziona tutto, cioè ho provato varie cose, lo sto Sì, facendo provare anche ad altri. l'avevo vista anch'io ed era molto. Ma a me era arrivata persino voce che Windows 10
ce l'ha nascosta da qualche parte la shell. Visto, però la cercherò. Sì, perché per esempio nel Mac e macOS ce l'ha, ma è nascosta. Non ve la fanno vedere perché hanno paura che vi spaventiate. Cioè che è una cosa che per me non capisco, ma va bene. Ok? Grazie, ma alla prossima volta, Ragazzi, allora. Va mi ha bene. fatto molto piacere vedervi tutti, spero di rivedervi. Se ne vedo la metà, vorrà dire che questa lezione non è stata molto avvincente. Saremo il doppio, maestro. Il A quando doppio, la prossima? Scusate. il doppio bisogna avere, bisogna avere un altro beat. La prossima è lunedì prossimo alle 15. Ah, no, scusate, martedì prossimo alle 15. Scusate, martedì. Sarà tutti i martedì alle 15, fino a quando non vi stupate, quando avete detto basta, basta, non ne vogliamo più sapere niente. Ci va bene così, lo useremo come sottopiatto per il computer, lo mettiamo come sottopiatto quando abbiamo le padelle calde. Va bene. Ok. Arrivederci a Arrivederci. tutti. Grazie, Grazie, arrivederci. arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci.